caso che si liberasse un tavolo. Per noi è qualcosa di bellissimo, e quindi scusateci se ci sarà qualche piccolo disagio, ma penso che è stato bello portarvi, oddio, quasi tutti, o meglio un quarto delle persone che hanno telefonato. Ancora ringraziamenti per due collaboratrici di eccezione, Antonietta e Maria Antonietta, anche loro si sono svenate per organizzare questo evento. Collaborazione importante anche questa di Feliciana Lopardo e Johnny, quindi facciamo un applauso anche perché Feliciana è qui. Facciamo un applauso. Grazie Feli, grazie davvero. Continuiamo con le grafiche pubblicitarie, Alberto Balsamo, ma dobbiamo salutare anche un amico, un collega, gli amici del service audio e luci, gli amici della Val Sound, capitanati dal signor Giovanni Pisani. Buonasera, grazie. Buonasera. Quello di Radio Potenza Centrale, ringraziamo il signor Saverio Lorusso. Grazie Saverio. E poi ancora dobbiamo ringraziare il fotografo ufficiale di questa serata che si chiama Franco Volpe. Grazie. Buonasera, Franco Volpe, fotografo ufficiale dell'evento, della manifestazione che curerà le prossime testate giornalistiche, quelle dei prossimi giorni, che parleranno di noi. Grazie Franco Volpe. Ancora, assistente alla regia, salutiamo e ringraziamo Samuele Buono direttamente da Picerno. Ciao, buonasera, salve. Grazie, Samuele. Samuele. Ancora voglio salutare gli assistenti di servizio che sono lì alla porta, Maurizio Vignola. E poi purtroppo devo salutare anche lei, Sonia Blasi. Ciao Sonia, benvenuta. Ciao, beh, tu fai un po' di radio, Radio Globo, che tra l'altro è diventata anche la nostra, Radio Globo, che ovviamente fa parte della grande famiglia di Radio Potenza Centrale. Sì. Ancora. Salutiamo e ringraziamo tutti i colleghi che insomma ogni giorno ascoltate le loro voci e ogni giorno accompagnano le nostre giornate. Grazie a tutti i colleghi di Radio Potenza Centrale, un applauso per favore. A tutto lo staff che è lì. E poi signori e signori, dobbiamo salutare i nostri colleghi, i nostri amici, i musicisti presenti questa sera, e l'applauso qui deve essere forte per gli Amari Mai, i Mitici, Agostino Gerardi, Nicky Fox, Petros Animation Band, Salvatore Mongello, i Tremendi, Gruppo Folk, Serenata Burgentina, Cecchino, Nicola Casale, l'Orchestra Silvestro Folk, il simpaticissimo Rock Antonio, e purtroppo è venuto a mancare un gruppo per cause di forze maggiori che si chiamano Le Mille Note, che a me per caso lutto questa sera non sono potuto essere qui, e io voglio ringraziare anche a loro e mi dispiace davvero tantissimo. Facciamo un applauso per Le Mille Note di Brienza, che dovevano essere presenti con noi e purtroppo a me non sono potuto essere qui. E allora entriamo nel vivo? Non perdiamo altro tempo? Sì, ci siamo? Ci siamo! Facciamo spazio, grazie.
scendagli scarpì, visto che mamozza che lascia la spina, visto che mamozza non c'è che si scappa. Oh.
si può, la terra di Ane. Tutti insieme! E giunto qua, ti rendava la terra di Ane. Che da qua, ti rendava la terra di Ane. E giunto qua, ti rendava la terra di Ane. Che da qua, ti rendava la terra di Ane. È un dovere, Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Grazie, grazie Cecchino, grande. Ma dico questo perché io praticamente esco con Radio Potenza Centrale tanti anni fa e quindi tutto il mio successo, questo piccolo successo, lo devo grazie a Radio Potenza Centrale. Avete fatto l'applauso alla Potenza Centrale? Sì! Un applauso particolare però a Petrus, ma vi dico perché. Perché? Organizzare una serata come questa, a parte che è stata favolosa e continuerà ad essere favolosa, ma secondo me ti sei fatto un buco. Thank you.
perché lui è un artista conosciutissimo e stava lavorando. Ci siamo sentiti telefonicamente, ha lasciato quello che stava facendo. Che ti sei nominato? Un banco per prendere i soldi, se non mi pare. Ah, fatti a pigliare i soldi? Esatto. La parte più bella che ti piace. Pino Pinto, ciao Pino Pinto, buonasera, buonasera. Buonasera. Ha detto Pino, no, io non posso mancare, anche se non posso esibirmi perché i miei ragazzi sono impegnati, devo venirti a salutare. Volevo salutare e ringraziare Radio Potenza Centrale, Petros e questa bella serata. Non è facile organizzare una serata come questa perché mettere insieme tante persone come noi, tanti artisti e farli venire è una cosa bella. Quindi un complimento a Radio Potenza Centrale, un complimento a questa bella serata. Io vi saluto, vi ringrazio, grazie per grazie te Pino, ti aspettiamo l'anno prossimo. All'anno prossimo. Però non ti impegnare. Buonasera a tutti, ciao. Grazie, ciao Pino Pinto, grazie del tuo intervento. Silvestro Folk! Ho microfono! Canto anche senza microfono! Come senza microfono? Quale vuoi? Eccolo qua! Vuoi il mio? Della ragazza! Questo qui, prego, eccolo! Buonasera a tutti! Un applauso agli organizzatori di questa bellissima serata! Vi dovete fare un applauso a tutti gli artisti che stasera si sono sentiti! Un applauso! Tutti insieme! Sempre la Radio Potente Centrale, una potente di radio! No! È una bomba di radio! Antonio! Facciamolo al nostro direttore un applauso, dai, Antonio Postiglione. Bene, una canzone della grande Lucania antica, I capelli di Angiolina. Pronti, maestro? Un, due!
grande artista che rappresenta il ballo di Piano. E io sì, è stato uno dei primi che ho chiamato e ha fatto l'impossibile. È un che a Forza d'Italia lo abbiamo disegnato musicalmente parlando questa sera e ci siamo riusciti. Grazie Franco per questo. Grazie. Nicola, con te che si dirà un tuo allievo, un tuo collaboratore, Salvatore, sei stato convocato, nominato, poi... Allora, innanzitutto io volevo ringraziarti personalmente a te, Petros, grazie, che ti sei ricordato di me in prima persona, quindi che ti devo dire? Io ti ringrazio per me di cuore, mi ringrazio tutti coloro che sono qui questa sera, e Radio Potenza Centrale e tutti quanti voi, che vi devo dire? Mi sono un po' emozionato purtroppo, visto che con tanta gente che ci sono, quindi che devo dire? Io sono qui questa sera non tanto personale ma per presentarvi un grande organettista che sarebbe poi tra l'altro mio nipote che a breve ve lo farò conoscere, va bene? Quindi farò anch'io un'esibizione insieme all'amico maestro Salvatore Messina che devo dire, lo posso dire Salvatore? Ma questo ragazzo ci siamo cresciuti, l'ho cresciuto quasi io. Se la Puglia, la Calabria, la Basilicata o la Campania, attenzione, chiudi gli occhi, o gira la testa, gira la testa dall'altro lato, bene così, eccolo che arriva proprio dal nostro direttore, che se lo tiene bene custodito, vai, uno ne tocchi, uno ne prendi, perfetto, bravo così, colore, celeste, non dire subito il numero, colore celeste, esatto, attenzione a non sbagliarti a dire il numero, perché questo è uno dei premi importanti. Primo premio assegnato al numero 98, 98. 98 di colore celeste, esatto. Vediamo da dove, eccolo che è uscito forse. 98. Da
Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Controlla il numero 98, ma di un altro colore forse. Celeste deve essere. Esatto. È verde. È verde, è verde. Facciamo vedere, lo posso pure controllare, guarda. Sì. L'altro 98. Eccolo qui. È verde. Questo è celeste. Questo è verde. Vabbè, tutto a posto. Grazie. Grazie. Molto bene, molto bene. Grazie Samuele Buono. Grazie alle nostre segretarie. Maria Antonietta Feliciana e Accoglienza. Che non c'è stasera. Grande service coordinato da Gianni Pisani, eccolo qua. Grazie Gianni, grazie. Grazie ai colleghi di Radio Potenza Centrale. Noi Alessandro Silvano, ricerca Salvatore Mangello. Vi passiamo a prendere naturalmente quando tu sei Radio Potenza Centrale. Domani mattina a mezzogiorno. Domani mattina a mezzogiorno, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Da mezzogiorno alle 14 io. Tu dalle 9 a mezzogiorno su Radio Globo. È stato bello, Sonia. Grazie tanto. Grazie. Alla prossima, ciao! Come sono felice, eccoci qua tutti insieme. Fatemi spazio. Prego, prego, sedetevi pure chi sono i più bassi, rappresentare il gruppo folk. Ancora un ringraziamento anche agli amici del service della Val Sound. Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Chi manca? Qualcuno? Antonio Servando, il direttore. Sì, ringraziamo anche Maria Antonietta e Feliciana che si sono prese delle brighe. Samuele Buono, Umberto Aniceto che ci ha dato la mano, Johnny, il nostro carissimo Johnny, come sta arrivando il direttore? Direttore sta arrivando. Il direttore sta arrivando.
Tu, eccolo qua, l'hanno messo bene avanti, alle tastiere l'hanno messo, vieni, vieni direttore. Signori, guardate che bella copertina che verrà fuori sui giornali, guardate che bello. Ah, che bello. Vai Franco, mi raccomando, la foto più bella che puoi fare questa. Forza, perché questa sarà sicuro la foto più bella del 2015. Un applauso a tutti gli artisti, grazie. Grazie. Voglio gli speaker di Radio Potenza Centrale tutti che sono colleghi, presenti qui, tutti gli speaker, i colleghi di Radio Potenza Centrale presenti qui, non faccio i nomi perché non so quanti ne sono venuti. Danny, dai, venite tutti. Salvatore, il Falco, dai, sì, la Colina, Gianni, la Lady, tutti gli tutti, amici di Radio tutti. Potenza Centrale. Mimmo, tutti i colleghi. Tutti i colleghi, mentre si preparano anche Maurizio, eccoli che arrivano i colleghi di Radio Potenza Centrale a fare la foto tutti insieme, il grande Emilio, veterano. Bravi. Vieni Emilio, uno delle voci che ha fondato insieme alla famiglia Postiglione. Eccolo là. Chi manca? Chi manca? Allora, forza, dai, scattate, scattate, scattate. Non mi prendete Silvestro nelle foto, per piacere, tranne Silvestro, prendetemi tutti. Grazie, grazie, grazie. Senza respirare. Fermi tutti come... No, non è finita qua, fermi tutti come siete, fermi tutti. Allora, la Fragolina, Maria Antonietta, grazie per quella sistemazione. Mentre arrivano anche i biglietti, io devo fare un regalino a tutti gli ospiti che sono stati qui a nome di Radio Potenza Centrale e del Galà del Fuoco. Un piccolo segno di riconoscimento perché questi signori qui, signori, compresi noi, sono tutti qui e sono venuti a titolo gratuito. Lo dico davvero, lo dico davvero, lo dico davvero. Grandi loro, grazie, 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 a tutti, grazie. Tutti gli artisti che avete visto stasera non hanno preso che un gettone, zero, solamente zero. Noi non ci sentivamo di non dargli un piccolo riconoscimento. Se mi portate per favore le targhe, grazie, così come vi capitano e le possiamo consegnare. Siamo bellissimi, eh? Una cosa la vedo due. L'accoglienza sicuramente quella non poteva mancare. Vita, molto bene. In un paese bellissimo come il nostro. Tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, veramente. Grazie Maurizio. Bene, allora, ecco che arrivano i piccoli segni di riconoscimento. Feliciana. Grazie, grazie, grazie. Grazie Feliciana e Maria Antonietta. Petros Animation Band, Nico c'è per tutti. Nicky Fox, ecco. Qua davanti. Per te, grazie. Cecchino, dove sta Cecchino? Dove avete buttato Cecchino? Ma Cecchino non c'è sta. Ma Cecchino non me l'avete... Cecchino! Ma non sei venuto nella foto tu? Guarda, lascia quel bottiglione di vino, vieni qua. Cecchino fa pure rima col vino, vieni qua Cecchino, vieni. Ti devo dare la targa, devo fare una foto pure con te, insomma. Ce ne siamo dimenticati, detto. Allora, intanto stiamo continuando con lo segno che faremo la foto anche con questa bellissima... Petros, fai subito, sennò qui nasce qualche bambino fra poco. Intanto arrivano. Eccolo che arriva con un bicchiere in mano grande, Cecchino, dove c'è anche il riconoscimento oltre del bicchiere. Sì, sì, anche lui. Cecchino, sali pure tu. Salvatore Moncello. Ricky Fox, devi dire una cosa. Sì, Ricky Fox, ti do il microfono perché ha detto che vuoi dire una cosa, quindi. Vieni qua Nicola, vieni. Una cosa per me importante, grazie dell'applauso, ma c'è poco da fare l'applauso. Allora noi tutti artisti, almeno quelli che ci conosciamo di Potenza, dedichiamo questa stupenda serata ad un artista che non c'è più, il grande Carmine Callo. Facciamogli un forte applauso. Collega. Ciao Carmine, per te! Grazie Nicola, grazie. Bene, allora facciamo ancora quest'altro scatto amici e andiamo con l'estrazione delle uova per poi dopo ballare, ovviamente se c'è posto e riuscire a trovare un po' di spazio.